I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. In quel momento parlavo spensierato, ma i giorni precedenti non sono stati per niente così. Ciao, sono Daniele. Hey, e sono da un mese qui in Australia. Perché vi dico che i giorni prima non è stato esattamente così? Inizialmente non lo sapevo neanche io, ma sono stato per 3 giorni a marcire. Sento di usare con questo termine nell'appartamento. Non facevo niente se non andare a lavorare e fare le cose che un umano deve fare: mangiare, cagare e dormire. Ero completamente alienato dal mondo, mangiavo male, stavo troppe ore al telefono. La cosa che mi destabilizzava ancora di più era che non riuscissi a capire il motivo di questa alienazione. Cioè, avevo un appartamento da 2 settimane e mezzo circa, avevo anche un lavoro, quindi dei soldi che rientravano. Iniziavo ad avere più interazioni sociali, più conoscenze, più persone che potenzialmente potevano diventare i miei amici. Eppure non capivo quale fosse il problema. E ripeto, non è che mi destabilizzava questa cosa, quello che viene dopo. Non era però la prima volta da quando sono qua che non avevo le forze per andare avanti. Difatti i primi 4-5 giorni abbastanza indescrivibili. Seriamente non riuscivo a dormire più di 3-4 ore a notte. Andavo a dormire con il battito cardiaco accelerato e mi svegliavo con i battiti di cuore ancora più alti. Avevo paura semplicemente di non farcela, di dover rinunciare a tutto, di dover rifare i bagagli e tornare indietro. Però lo capirete dopo perché vi sto parlando di questa cosa. La prima scossa arriva quando devo per forza uscire dalla routine casalinga per andare a fare la spesa. Cuffie in testa, nell'estrema apatia, testa bassa, però poi parte una canzone sentita. Non posso far altro che mettermi a ballare in mezzo strada e quella è appunto la scena che avete visto all'inizio. Stavo là, in mezzo alla gente, ballavo. Da solo. Stavo bene però. Finalmente stavo bene. Ero riuscito a dimenarmi da quell'emotività che mi teneva ingabbiato. Mi lascio scivolare tutto addosso e capisco che sono io a poter scegliere come vivere quel malessere. Fortunatamente però non dura molto. Un paio di ore e quell'effetto svanisce. Non mi sentivo ancora in sintonia con me stesso al 100%. E nei 2 giorni successivi, tra 1000 domande, la principale se avesse senso fare questa esperienza qui in Australia, in questo momento della mia vita, in queste condizioni, se avesse senso tutto ciò, mi butto prevalentemente giù dal letto nella completa monotonia e apatia ancora un'altra volta e mi forzo per andarmi ad allenare, a correre. Dopo probabilmente 3 settimane, quasi un mese forse che non mi allenavo, da quando stavo a Roma. E incredibilmente sembra tutto magico, ritrovo la sintonia con me stesso e il giorno dopo che vado a correre trovo la pace interiore, ancora una volta grazie alla musica. Canzone contro la paura. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone. Solo una stupida canzone. A ricordarti chi sei. È tutto chiaro, è normale provare queste sensazioni. Non devo avere paura del buio. Sono venuto qui per starci insieme al buio. Non lo devo sconfiggere, lo devo solamente avere accanto e sapere che sta là, basta, nient'altro. Cioè seriamente ho avuto la faccia tosta di pensare che io potessi imparare subito l'inglese e mi dovessi fare 2000 amici, che dovesse andare tutto bene al lavoro e dovessi riprendere gran parte dei soldi subito. Cioè ho avuto veramente la faccia tosta. Certe volte il nostro cervello viaggia più di quanto dovrebbe, si fa troppe domande rispetto a quello che si dovrebbe fare. Semplicemente dovremmo lasciar vivere il momento. Lasciar vivere, lasciar scorrere e lasciarci del tempo necessario. Come del tempo ce l'è voluto per creare questo contenuto, per interiorizzare tutto nella testa, scriverlo e esporlo davanti a una videocamera. Ci vuole tempo, non bisogna forzare. Seriamente, l'ho detto anche nello scorso video di lasciarsi del tempo, però è facile dimenticarsene. Quindi sono qui, oltre per me stesso, per ricordarmelo, anche per dirvelo a voi che magari starete facendo un'esperienza, non per forza in Australia, anche da 50 km da casa vostra, che non può venire tutto automatico o a dovere come qualcuno dice. No, ai risultati istantanei, perché sennò che risultati sono? Che fatica è servita per raggiungerli. E nei momenti difficili
quando crederete che non ce la starete facendo, sempre con il sorriso, sempre a voler ballare, anche sotto la pioggia, sotto al diluvio, accanto al buio, sempre, non solamente con il sole, perché lo dovete alla vostra vita, per rispetto delle persone che vi stanno accanto. Quindi ballate, ballate come volete ballare, volete ballare così come ho ballato io inizialmente, a shuffle, qualsiasi cosa, ballate, ballate. Morire serve anche a rinascere. Peace.